Il rumore della Concordia che impatta contro gli scogli, il comandante Schettino che grida in dialetto «Madonna, cosa ho fatto?», le urla dell'equipaggio. In aula si rivivono gli istanti prima dello schianto, cala il gelo quando dagli altoparlanti si sente l'audio registrato sul ponte di comando. Sul banco dei testimoni a raccontare quello che successe c'è l'ufficiale in addestramento, Salvatore Ursino. Ricorda che fu Schettino ad ordinare timone tutto a dritta, a voler aumentare la velocità fino a 16 nodi per far l'inchino, manovra rischiosissima. La nave a quel punto sbanda pericolosamente, qualcosa non va, Ursino lo capisce ed esce per vedere cosa sta accadendo. Ho visto gli scogli che non erano sommersi, che però illuminati dalle luci della nave sulla fiancata, quindi erano ben visibili. Ursino lancia l'allarme, ma ormai è troppo tardi. La Concordia si schianta sugli scogli, poi il blackout, le sirene che suonano, i passeggeri che fuggono ovunque. Fino a quando Ursino si ritrova sulla stessa scialuppa con Schettino, accusato anche di abbandono della nave. Abbiamo rischiato la vita per sganciarla, racconta l'ufficiale. Il comandante ha detto metti tutto avanti, gira tutto il timone a sinistra, provando appunto a farla uscire, però anche lì non si schiodava. E nel frattempo, ripeto, continuava ad arrivarci addosso di tutto, la nave era quasi completamente capovolta, era lì per lì, erano istanti. Prima di toccare terra, quella scialuppa salverà anche diverse persone. Schettino, in ogni caso, poteva poi tentare di tornare a bordo, come gli chiese nella famosa telefonata il comandante De Falco, ma non lo fece.